Sì, raga, lasciate stare la mia cera perché mi sono appena svegliato. Sì, signori, benvenuti in un video su Emilio e oggi finalmente vi voglio parlare di quello che sono le periferiche che utilizzo per registrare e non solo, anche i programmi. Raga, siete stati in tanti a chiedermelo, Emilio, cosa utilizzi per registrare, che microfono hai, che webcam hai, eccetera eccetera. Prima di rispondervi però a questa domanda dovete sapere cos'ho dentro il mio PC. Molti di voi lo sanno, altri meno. Allora, scheda madre Asus Strix X99, processore i7 6800K, scheda video 1080 Ti customizzata Asus, alimentatore Corsair da 750, RAM 32 GB in DDR4 a 2133 MHz, e niente, principalmente questo è il bambino, no, che fa muovere tutto questo. Le periferiche, utilizzo un microfono Samsung Meteor Mic, mi trovo veramente ma veramente bene e non costa neanche tantissimo su Amazon. Se mai vi lascio il link qui sotto in descrizione. La webcam è una Logitech C920 che può fare video in full HD a 30 fps, quindi principalmente il setup che utilizzo per registrare è questo. Ovviamente oggi parleremo di quello che utilizzo per registrare da PC e non da console. Questo qua semmai potremmo affrontare l'argomento in un altro video. Niente ragazzi miei, detto questo, quando registro non è proprio così qua raga, cioè si trasforma leggermente. Ecco, questo più o meno è il risultato, raga. Ho alzato un attimo le tapparelle, raga, così potete vedere meglio. In buona sostanza è questo, 5.000 euro di setup praticamente. E ancora non ho messo due faretti per l'illuminazione. Quindi ogni volta che devo registrare devo mettere tutto stambaradam. Ovviamente fatto in casa, cioè come meglio poteva venire. Quindi per avere un'illuminazione, l'ho detto 8 volte, uniforme, utilizzo queste due cose qua. Alcuni di voi vanno a spendere soldi, montagne di soldi per reflex, comunque macchine per fare video, quando la cosa principale è l'illuminazione. Raga, dopo vi faccio vedere ovviamente i programmi che utilizzo per registrare e anche la differenza tra fare un video a luci accese e un video a luci spente, e vi posso assicurare che cambia dal giorno alla notte. In tutti i sensi proprio. Ok ragazzi, siamo passati alla webcam e direi che anche cambio di audio è leggermente diverso, dato che adesso sto utilizzando il Samsung. Allora ragazzi, prima di farvi vedere i programmi che utilizzo per registrare e per montare i video, vi dico questo. Questa qui ragazzi è la telecamera che utilizzavo due secondi fa, che è la GoPro Hero 5, ed è la stessa che utilizzo quando vado in giro per fare i vlog. Funziona bene, è bella, è comoda più che altro. L'unica cosa è un po' l'audio, perché questa comunque è un action cam, non è una videocamera da fare i vlog, però io mi trovo bene. Con una buona luce funziona veramente bene. Al buio fa fatica molto, però vabbè. Detto questo, allora ragazzi miei, vado a spegnere una parte. Ok, questa è la parte sinistra e la parte destra. Questo è il risultato. Cioè, soltanto con due lampadine messe proprio, lasciatemi passare il termine, a cazzo, vedete quanta differenza c'è. Un attimo, ok. Basta poco. Io non ho toccato nessuna regolazione della webcam. Ok? Quindi ricordatevi, anche con una videocamera che semmai non è tutto sto lavoro, con una giusta illuminazione vi cambia veramente tantissimo. Allora ragazzi, vi faccio vedere questo. Per registrare da webcam io utilizzo OBS Studios. Che è questo qui, che adesso state vedendo voi. Allora, non vado nello specifico a parlarvi di questo programma, se no faremo un altro video, anche perché qui non finiamo più. Vi voglio semplicemente far vedere alcune impostazioni che utilizzo. Allora, impostazione 1, video. Io utilizzo la risoluzione della webcam, ovvero 1920x1080 full HD, e l'ho impostata su 60 frame per secondo. Ragazzi, la webcam arriva fino a 30, ok? Io però l'ho impostata lo stesso, ugualmente fino a 60. Non mi cambia niente, è solo una questione di montaggio video, che dopo vi spiegherò. Vabbè, questo qui è il bitrate che utilizzo per
per registrare le qualità, eccetera, eccetera, ma non andiamo su questo. Qui ci sono ovviamente le scene che cambiano questo stile di utilizzo per le dirette. Quando faccio le dirette, io faccio le dirette in 720, okay? Quindi lo schermo più piccolo, adesso sto registrando in Full HD, quindi verrà tutto più piccolo, questo qua ovviamente è a tutto schermo. E ho tutte le mie scene, ok? Quindi gameplay, gameplay sinistro, Fortnite, ok, tutte LOL. Ah, ok, si sì, ho già giocato delle game live. Va bene, con la cattura schermo, eccetera, eccetera. Ok, quindi principalmente io per registrare dalla webcam utilizzo OBS Studios. Se mai vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricarlo. Ovviamente se avete domande, qualche curiosità, volete sapere di più su questo programma, chiedetemelo pure. Però pensavo di farvi da parte prossimamente per parlarne. Cosa utilizzo però per registrare i gameplay? Utilizzo il programma di GeForce Experience, che adesso andiamo ad aprire e vi faccio vedere. Ok, qui ci sono tutti i miei giochi, eccetera, eccetera. Con questo programma, se andiamo su... No, in questa posizione. No, si fa qui, ok. Registrazione in corso, va bene. Se andiamo qui, su questa impostazione, adesso ve la posso far vedere perché sto registrando, utilizzo la cattura schermo di questo programma, ovviamente in 2K. Ok, quindi, per catturare lo schermo, GeForce Experience, per catturare la webcam, OBS, però... Come faccio a sincronizzarli? Allora raga, ci sono tantissimi modi che potete fare questo. Io molto semplicemente clicco su Start, vado qui, 3, 2, 1 e poi mi muovo verso giù, come avete visto. Lo rifaccio, 3, 2, 1, verso giù e so che quando vado verso giù è stato esattamente il momento in cui ho schiacciato, quindi diciamo che sono sincronizzato al gameplay e alla webcam. Ok ragazzi, ora che sappiamo quali sono i programmi che uso per registrare, come faccio a sincronizzare i video, non ci resta che andarli a montare. Ho creato un attimo un piccolo video per farvi capire, per farvi un piccolo test e niente, il programma che utilizzo è Adobe Premiere, principalmente. Anche Sony Vegas, però principalmente Adobe Premiere. Ok ragazzi, non parlerò nello specifico di Adobe Premiere, anche perché sennò davvero ci mettiamo la vita. Ok, vado a prendere i video che ho fatto, ok, prova. E... no, non era qua. Dove sta? E prova, ok. Facciamo un attimo che si carichi. Ok, perfetto. Quindi vado a prendere il gameplay, prima di tutto, e la webcam. Ok, rimpicciolisco un attimo la webcam. Facciamo 30. Il gameplay, devo un attimo rimpicciolirlo, perché io registro in 2K e il video che vado a montare è in 1080, quindi per questo risulta un po' più grande. Ok, quindi vado a trovare il pezzo in cui sincronizzo webcam e gameplay. 3, 2, 1, primo, 3, 2, 1, tac, ok, faccio 3, 2, 1, tac, ok, perfetto, più o meno questo, raga, e il risultato, 3, 2, 1, perfettamente sincronizzato. Ok, vado a muovere leggermente la webcam, la metto più o meno qua. Ok, perfetto. Ok, dopo molto semplicemente vado a montare quello che è il video, quello che faccio questo. Molto semplicemente faccio i miei taglioni, monto il video così, in questo modo, niente di più e niente di meno. E niente ragazzi, quindi più o meno questo era quello che utilizzo io per registrare, ovvero una webcam, la Logitech C920, microfono Samsung Meteor Mic e il programma di registrazione OBS Studios GeForce Experience. E niente ragazzi miei, concludo con questo video, spero veramente che vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile in qualche modo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete dei video specifici. Specifici, si dice specifici, io ve lo dico lo stesso. Se volete dei video mirati
su qualche programma, ovvero come utilizzare OBS e tutte le impostazioni migliori, come utilizzare GeForce Experience e tutte le impostazioni migliori, qualche consiglio su qualche webcam, microfono, quello che volete ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti che io cercherò di farvi un video a riguardo. Quindi, come al solito vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. Iscrivetevi anche alla pagina dei Memories Ghost, trovate ovviamente il loro link qui sotto in descrizione. Noi signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!